Buonasera, i poliziotti della questura di Imperia sono riusciti a individuare e arrestare due ladri che l'altra notte avevano svaligiato la casa dell'ex sindaco di Imperia ed ex presidente della provincia, Luigi Sappa. Si tratta di due pluripregiudicati di Milano, i particolari in un servizio. L'altra notte hanno svaligiato l'abitazione dell'ex sindaco di Imperia ed ex presidente della provincia Luigi Sappa, ma poi utilizzando il bancomat della moglie di Sappa hanno lasciato tracce come pollicino e alla fine sono stati arrestati dai poliziotti della questura di Imperia. Protagonisti due fratelli pluripregiudicati di Milano, di 32 e 35 anni, pendolari del furto in abitazioni e appassionati del gioco d'azzardo. I due erano partiti da Milano lunedì e dopo una puntata al Casinò di Monte Carlo avevano pensato bene nella notte di svaligiare la casa di Luigi Sappa alla Foce, mentre la famiglia dormiva. Nella scrivania del consulente del lavoro e politico imperiese hanno trovato anche il bancomat della moglie e il numero del codice segreto. Una vera e propria manna, devono aver pensato, che gli ha consentito di fare il pieno a un distributore automatico a Oneglia, spese poi in autogrill e negozi da Imperia fino a Milano per 2.600 euro. Ma alla fine la manna è diventata la loro condanna. Gli agenti della squadra volante intervenuti al mattino a casa Sappa hanno subito passato tutte le informazioni sul colpo ai colleghi di Scientifica Immobile, che dopo una serie di attente verifiche hanno risalito le tracce dei due, proprio come nella favola di Pollicino, e li hanno arrestati nella loro casa di Milano, recuperando gli ori rubati a Imperia e anche altra refurtiva della quale si sta ora cercando di individuare la provenienza. Luigi Sappa ha espresso vivo apprezzamento e plauso alla questura di Imperia e in particolare ai responsabili di Volante, Mobile e Scientifica, che sono intervenuti tempestivamente e con grande acume sono riusciti in pochissimo tempo a risalire agli autori del furto. Come dire, tutto è bene, ciò che finisce bene. Un furto anche all'interno di un'abitazione di via Pietro Agosti a Sanremo. Sul posto i carabinieri Matuzziani, che grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini hanno bloccato e identificato due giovani ragazze straniere che già in passato si erano rese responsabili di analoghi reati. Perquisite dai carabinieri sono state trovate in possesso di due grossi cacciavite e parte della refurtiva consistente in monili d'oro. Il resto della refurtiva era stata occultata all'interno di un vaso, ma è stata recuperata. I due cacciavite erano stati utilizzati poco prima per forzare la porta d'ingresso dell'appartamento. Durante il sopralluogo, i militari dell'arma hanno constatato che l'abitazione era stata messa a soqquadro. Le due giovani di 17 e 19 anni sono state dichiarate in stato di arresto per furto aggravato in abitazione. Tragedia stamani a Linguaglietta, nell'entroterra di San Lorenzo al Mare. Un uomo di 86 anni è morto cadendo da un balcone del terzo piano. Per cercare di salvarlo era arrivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco. I particolari in un servizio. Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Linguaglietta, frazione di Cipressa, nell'entroterra di San Lorenzo al Mare. Un uomo di 86 anni è morto precipitando dal terzo piano della sua abitazione nel centro storico del paese. Per cercare di salvare la vita all'anziano si sono mobilitati 118 ambulanze e elicottero dei vigili del fuoco. I medici hanno cercato di rianimarlo nella speranza di poterlo imbarcare sul mezzo aereo e trasferirlo a Santa Corona di Pietraligure, ma dopo un'ora di tentativi purtroppo non è rimasto altro da fare che constatare il suo decesso. I carabinieri stanno ora compiendo alcuni accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e comprendere se la caduta sia dovuta al fatto che l'uomo si sia sporto dal balcone per fare alcuni lavori sulla ringhiera dello stesso o se le cause siano altre. In ogni caso, la tragedia ha scosso il piccolo borgo, in questo periodo anche affollato di turisti. Un principio di incendio sfuggito al controllo si è trasformato in una brutta disavventura per due adulti ed un bambino rimasti coinvolti nell'incendio del proprio tender a Portosole a Sanremo. Al momento dell'incendio, a bordo del gommone c'erano appunto tre persone, tutte di nazionalità francese, che per sfuggire alle fiamme si sono gettate in acqua ed hanno raggiunto a nuoto un pontile dove sono state poi trovate dagli uomini della Guardia Costiera e soccorse. Un'ambulanza è stata inoltre chiamata per verificare lo stato dei naufraghi trovati in buone condizioni. Proseguono gli accertamenti della Guardia Costiera per ricostruire le circostanze del sinistro. E attimi di preoccupazione ieri sera ad Alassio per un incendio che ha coinvolto due autovetture. L'episodio si è verificato nella zona dei campi da tennis, vicino al comando dei carabinieri. Vediamo.
Momenti di paura ieri sera ad Alassio fra i campi da tennis dell'Embury Tennis Club e il comando Compagnia dei Carabinieri. Poco dopo le 22 gli abitanti della zona hanno udito un paio di esplosioni e quindi notato fiamme altissime levarsi verso l'alto nella strada che costeggia la linea ferroviaria. L'incendio si è sviluppato da una Renault Clio, si è poi esteso anche una Mercedes richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Preoccupati i residenti che abitano a ridosso della ferrovia a poche centinaia di metri dalla stazione di Alassio, anche perché il fumo ha ben presto raggiunto alcuni caseggiati rendendo l'aria irrespirabile. Ora restano da capire le cause che hanno dato origine al rogo. Sul posto non è stato trovato alcun innesco e non ci sono telecamere di sorveglianza. Qualche sospetto lo fa sorgere un episodio simile verificatosi sempre ieri sera, ma questa volta in via Leone XIII. Anche qui un residente ha allertato le forze dell'ordine per un principio di incendio a uno pneumatico di una 600 in sosta. Si sono riuniti oggi il Consiglio Provinciale di Imperia e l'Assemblea dei Sindaci. Nel corso dei lavori il Presidente Fabio Natta, fra le altre cose, ha attribuito le deleghe ai singoli consiglieri. Ascoltiamo lo stesso Natta. Presidente Natta, prime deleghe ai consiglieri in provincia, insomma si comincia un po' a suddividere il lavoro. Ma in larga parte la continuazione di un lavoro già iniziato ormai più di 2 anni fa, gran parte del Consiglio Comunale è stato riconfermato, del Consiglio Provinciale, scusate, è stato riconfermato e quindi le deleghe principali sono più o meno le stesse. E i consiglieri hanno diciamo, gettato da tempo all'interno del lavoro nell'ente, un ente che in una situazione drammatica, via le casacche partitiche o territoriali, e si lavora tutti insieme per cercare di soprattutto di fornire servizi ai cittadini. Ecco, penso alle più importanti, al bilancio, alle società partecipate dove viene confermato il dottor Domenico Abbo, e alla scuola dove c'è la novità di Luca Napoli, e trasporti dove c'è la novità del sindaco Chiappoli, e altre deleghe riguardano il centro impiego con il consigliere Fimmanò, le ville e le dimore storiche e tutto quello che residua per quanto riguarda cultura all'architetto consigliere Pallanca, e le pari opportunità al consigliere Perri. Ecco, questo in estrema sintesi, più o meno si continua sul lavoro già iniziato 2 anni e mezzo fa e facendo squadra. Sempre durante i lavori del Consiglio Provinciale Imperiese è stata ritirata la pratica relativa alla convenzione con la provincia di Savona per la gestione in associazione del servizio di polizia provinciale. I motivi del ritiro sono legati alla necessità di approfondire diversi aspetti della questione, come ci ha spiegato il dirigente Giuseppe Carrega. Dottor Carrega, dal Consiglio Provinciale è stata ritirata questa pratica di una sorta di unificazione della Polizia Provinciale di Imperia con Savona, dove non esiste più. In pratica avreste dovuto andare a far servizio nel Savonese, per ora la pratica è ritirata. Ecco, ma il problema pare essere oggettivo, cioè qui siete ormai a forze notevolmente ridotte, diventa difficile coprire il territorio di Imperia, quindi figuriamoci anche quello di Savona, è così? Certamente, a seguito della riforma della legge, della riforma del Rio, praticamente le province hanno dovuto ridurre il proprio personale, anche i corpi di polizia provinciale, anche laddove esistono ancora come nella provincia di Imperia, sono stati drasticamente ridotti numericamente. Ora, qui in Consiglio Provinciale è stata portata una pratica che praticamente trattava di funzioni di polizia associata tra la provincia di Imperia e la provincia di Savona. Questa pratica ha alcuni difetti, e per questo motivo che è stata ritirata. Ha difetti dal punto di vista giuridico e di legittimità, perché si parla di una funzione di polizia associata, la qualcosa è impossibile perché la provincia di Savona non ha un corpo di polizia provinciale, quindi al limite si può parlare di una prestazione di servizio che il corpo di polizia provinciale di Imperia potrebbe eventualmente prestare alla provincia territorio di Savona. In secondo luogo, diciamo così, che la provincia di Savona è stata anche a poco accorta sotto il profilo della cortesia istituzionale, perché è andata a approvare un documento nel proprio consiglio provinciale senza parteciparlo prima alla provincia di Imperia. Quindi questa pratica necessiterà di aggiustamenti e necessiterà di opportune precisazioni e puntualizzazioni. Secondo me comunque questa pratica ha un valore politico
rilevante, cioè il valore politico che dà in un certo senso un ruolo particolare al presidente Natta, al presidente della provincia di Imperia, che è stato uno dei pochi in Liguria a sostenere che i corpi di polizia provinciale erano un'esigenza per il territorio di competenza. E adesso si scopre che aveva ragione lui. E adesso si scopre che effettivamente il presidente Natta è quello che aveva ragione, diciamo così. La provincia di Savona ha fatto una scelta opposta, ora si trova in difficoltà, richiede il nostro aiuto e quindi probabilmente, diciamo, in via prudenziale, forse una materia così delicata e così complessa doveva essere verificata in modo più attento. La Regione si appresta a fare ricorso alla Corte Costituzionale contro la bocciatura da parte del Governo della legge regionale che per l'assegnazione delle case popolari predilige coloro che risiedono in Liguria da almeno 10 anni. A farsi avanti sono il presidente Giovanni Toti e l'assessore all'urbanistica Marco Scaiola. Vediamo. Il governo con pervicacia cerca di distruggere tutte le leggi che invece porterebbero un po' di sollievo, diciamo, al tessuto sociale della Liguria. Ha impugnato la nostra legge che garantiva il gratuito patrocinio agli accusati di eccesso colposo di legittima difesa, che era una legge che riteniamo qualificante dopo che il governo ha fatto un provvedimento sulla legittima difesa inqualificabile. Ha impugnato oggi il termine dei 10 anni di residenza per accedere all'aiuto pubblico e alle case popolari, che è un altro tema molto qualificante della nostra politica e credo in generale della politica di centrodestra, perché dire che chi ha vissuto in un luogo per molto tempo, ha contribuito al benessere di quel luogo, ci ha lavorato, ha pagato le tasse, abbia diritto di essere aiutato prima dal pubblico in un panorama di risorse scarse, credo che sia assolutamente qualificante, quindi credo che questo governo continui con pervicacia a sbagliare ogni sua politica. Stiamo aspettando di ricevere da Roma le motivazioni di questa richiesta di impugnativa del governo. Quello che sappiamo è che è stato impugnato un solo articolo, l'articolo 1,4, quello che prevede 10 anni. Tutto il resto della legge, tutto il resto della norma non è stata impugnata, quindi siamo anche soddisfatti perché i 5 anni di residenza in Liguria, che tanto aveva fatto clamore, forse ancora di più dei 10 anni, non è stato, come noi sapevamo e pensavamo, toccato, quindi rimane legge i 5 anni di residenza nel territorio Ligure, come rimangono tutti quei principi che noi abbiamo introdotto, gli oltre 65 anni, i genitori separati, le donne sole, le forze dell'ordine, e le famiglie con portatori di handicap, con malati terminali in famiglia, quindi la legge è salva, la legge è passata, la legge è legge anche oggi con i 10 anni che sono impugnati, perché non dimentichiamo che questa è una impugnativa, non è una decadenza. Poi aspettiamo che si esprima e speriamo che lo faccia al più presto la Corte Costituzionale e ci dica quello che pensa sui 10 anni. Noi, posso anticipare, ne ho parlato già ieri col presidente Toti, andiamo assolutamente avanti sulla nostra posizione, quindi noi difendiamo i 10 anni, riteniamo che anche da un punto di vista giuridico ci siano gli elementi per mantenere i 10 anni, ora valuteremo, ripeto, è una notizia molto fresca, quindi dobbiamo ancora un po' confrontarci con gli uffici, anche con gli amministratori delle arti, per vedere come gestire questo articolo che è stato impugnato in questi mesi che ci separano dalla sentenza. Comunque, ripeto, il governo ha perso un'occasione. In Italia sta succedendo qualcosa di assurdo, che essere italiano non ti sia riconosciuto come un merito, ma tra un po' come una colpa. E quindi in tutto il mondo si dà e si riconosce che chi è da più tempo residente nel proprio territorio abbia riconosciuto quei diritti base, come il poter avere vantaggio ad avere una casa popolare. Da noi in Italia il governo Gentiloni Renzi, chiamiamolo come vogliamo, cosa fa? Va a colpire proprio gli italiani in difficoltà. È un boomerang mostruoso di questo governo che ha perso l'ennesima occasione per fare qualcosa di utile. È stata avviata questa mattina la piantumazione degli ulivi nella rotonda dello svincolo di Imperia Est. Intanto venerdì proseguiranno i lavori per la passerella metallica della nuova stazione ferroviaria. I particolari in un servizio.
Proseguono gli interventi di completamento delle opere connesse alla nuova stazione ferroviaria di Imperia. Questa mattina sono stati piantumati gli ulivi nella rotonda dello svincolo autostradale di Imperia Est. Si tratta di una trentina di piante di taggiasca destinate a creare un vero e proprio oliveto che diventerà il biglietto da visita che accoglierà tutti coloro che giungeranno nel capoluogo dall'autostrada e dalla statale 28. Venerdì invece è in programma l'installazione di due conci della passerella metallica del viadotto ferroviario su via Argine Destro. Per esigenze di carattere tecnico connesse ai lavori, il Comune venerdì dalle 8.30 alle 19 ha disposto la chiusura di via Argine Destro nel tratto compreso fra l'intersezione con il nuovo ponte sotto il viadotto ferroviario e l'ingresso della nuova stazione. I veicoli che viaggiano da monte verso mare potranno svoltare sul nuovo ponte sotto la ferrovia, mentre quelli provenienti dalla direzione opposta troveranno la strada chiusa all'altezza con l'intersezione con via dei Mirti. Acquistare il formaggio al supermercato vedendo però la produzione dal vivo. Ora si può fare nel supermercato del Balzo ad Albenga, grazie all'avvio di un vero e proprio caseificio all'interno della struttura di vendita. Una novità assoluta. Vediamo. Nel punto vendita di Albenga dei supermercati del Balzo, da alcuni giorni è entrato in funzione un reparto per la produzione di formaggi freschi. Un piccolo vero caseificio a vista, una novità per la zona. Per quello che riguarda la Liguria sicuramente siamo i primi, stiamo cercando di crescere giorno per giorno, di migliorarci, abbiamo incominciato a lavorare oltre al latte vaccino anche il latte di bufala, lavoriamo quotidianamente all'incirca 10-12 quintali di latte vaccino ogni giorno, latte di bufala meno, ma due volte alla settimana comunque. Partendo dal latte crudo, lavoriamo la mozzarella che a latte crudo viene filata in acqua bollente e quindi anche la carica batterica decade completamente. Facciamo anche il burro, facciamo caciocavalli, scamorze normali bianche affumicate, sfoglia di mozzarella, nodini, la zizzona, facciamo tutto quello che è, diciamo, il panorama dei formaggi freschi e per quello che riguarda gli stagionati arriviamo a fare anche il caciocavallo maturo, stagionato anche 3 mesi. Un'altra novità è la creazione di un formaggio floreale mai commercializzato prima d'ora. Il primo sale ai fiori, perché normalmente in commercio si trova il primo sale, quello classico bianco oppure con la rucola, ma l'idea di utilizzare il fiore non era mai stata fatta prima. Siamo i primi ad averlo messo in commercio anche grazie ad un'azienda certificata bio di fiori edoli del territorio qui di Albenga, e quindi abbiamo fatto il primo sale alla calendula e il primo sale alla viola. Abbiamo fatto anche qualche prova con altri fiori, il coltagete, e con la lavanda facciamo anche una lavorazione della ricotta. Facciamo la ricotta alla lavanda. Tra l'altro, oltre alla ricotta fatta col siero e aggiunta di latte, facciamo anche una crema di ricotta. Ma per quello che riguarda i fiori, principalmente utilizziamo la viola e la calendula. Per quello che riguarda gli altri prodotti, facciamo tutto quello che è il panorama dei prodotti, diciamo, pugliesi, in quanto il casaro è di origine pugliese, di Putignano. Abbiamo detto che da queste parti non se ne vedono molti, anzi sono rari. Come è nata l'idea? Ma l'idea è nata perché per quello che riguarda i supermercati la specializzazione è fondamentale, specializzarsi sul prodotto fresco che è quello che dà la possibilità al cliente di venire a fare la spesa tutti i giorni, e quindi l'idea è stata quella di dare un prodotto non neanche fresco, neppure super fresco, appena fatto, perché è ancora più che fresco perché è stato appena prodotto. E l'idea di quella di mettere una vetrata a vista per dare la possibilità di vedere tutte le fasi della lavorazione è una cosa che piace molto alla nostra clientela, perché gli dà la possibilità di vedere proprio mentre il prodotto viene creato. Prodotti del territorio ne fate? Ma noi qui facciamo ad esempio la burrata, la facciamo con la gorgonzola, con il prosciutto cotto, e facciamo una varietà di burrata con il pesto, che è un prodotto del territorio, che è quindi dà anche quello un valore aggiunto ai prodotti che produciamo, perché in ogni produzione cerchiamo comunque di dare un nostro tocco che dia uno sguardo anche al territorio. Quindi qua siamo in una zona del Basilico DOC, e abbiamo pensato bene di fare un prodotto col basilico, che è un prodotto del territorio. L'inaugurazione è stata fatta pochi giorni fa, quali sono stati i primi sentori?
Ma la clientela ogni giorno cresce, i nostri clienti sono fidelizzati a fare la spesa nel nostro punto vendita perché i prodotti sono freschi, sono, piacciono. E, diciamo che il personale è stato selezionato nella maniera giusta, sono persone molto cortesi e i prezzi sono molto competitivi. Sì. Non è il solo punto vendita che avete? No, abbiamo anche altri 3 punti vendita su Loano. E Albenga è una piazza che ci è sempre piaciuta, abbiamo pensato, nonostante la concorrenza che c'è, che potessimo avere uno spazio e dire la nostra, e così è. Ed ora facciamo una piccolissima pausa, fra poco. Imperia ha ormai detto addio alla finale regionale di Miss Italia, ma i commercianti di Borgo Marina hanno comunque predisposto un evento di grande rilievo con un cabarettista di fama nazionale. Si tratta di Pino e gli anticorpi, con alle spalle diverse presenze sulle TV nazionali. L'appuntamento è per il 18 di agosto. Vediamo. Come promesso settimana scorsa con l'assessore Vassallo, alla fine siamo riusciti nonostante tutto, nonostante aver dovuto dire addio alla finale regionale di Miss Italia, siamo riusciti a fare la zampata vincente e a portare qua un evento di assoluto rilievo con un cabarettista di fama nazionale come Pino e gli anticorpi, che sicuramente tutti conosciamo per le esperienze di Zelig, di Colorado, gli spettacoli televisivi fatti, anche Sanremo del 2016, quindi insomma non ha bisogno certo di presentazioni. Devo dire che ho assistito 2 anni fa due volte in Sardegna, che ero in vacanza, e ho assistito a uno spettacolo molto bello di Pino gli Anticorpi, dove in Sardegna è chiaramente una coppia di cabarettisti molto apprezzata e molto famosa, direi che chiaramente poi dalla Sardegna, voglio dire, si sono spostati anche in tutta Italia, è una coppia di cabarettisti, di persone chiaramente goliardiche che sono molto conosciute e molto apprezzate in tutta Italia, hanno fatto spettacoli ovunque, sono stati anche al Festival di Sanremo, come diceva prima il presidente del CV di Borgo Marina, Gianmarco Neglio, 2 anni fa. Devo dire che siamo riusciti a sopperire e a sopportare bene la mancanza quest'anno della finale regionale di Miss Italia. Si è cercato, dopo tante proposte con il CV di Borgo Marina, di trovare un accordo che tenesse uniti un po' tutti, cercasse anche di fare un qualche cosa per le famiglie e portasse qualcosa di alto livello. Abbiamo chiaramente fatto delle serate di Zelig per la città, ma siamo riusciti a portare una coppia di cabarettisti di grande livello che mai più ci pensavamo di poter ospitare, quindi a Borgo Marina in piena stagione baleare, piena stagione turistica, quindi subito dopo il Ferragosto. È un modo per metterci in discussione, speriamo che quest'anno, e siamo sicuri che avremo un grande successo. Ringrazio chiaramente il CV di Borgo Marina per essersi subito dato da fare per cercare un'alternativa valida per la città. Credo che l'abbiamo trovata. Dico sempre che la collaborazione e la sinergia fra l'amministrazione, fra il mio settore, il CV di Borgo Marina, quindi le associazioni, è sempre vincente e sempre pagante. Invitiamo chiaramente tutti i cittadini imperiesi e tutti i turisti che ci saranno a prenderne parte, perché credo che le risate non mancheranno mai. Sono piaciuti in tutta Italia, speriamo che piacciono anche Imperia. Ma diciamo che anno dopo anno questo CV Borgo Marina sta sempre più crescendo, si sta creando sempre più un'unione, una forza, dove siamo noi stessi operatori del settore, che ovviamente con la sinergia del comune, di tutti gli sponsor eccetera, ci autotassiamo per cercare di andare anche un po' controcorrente, di andare un po' contro quella che è la crisi e provare a rilanciare quello che è il nostro territorio. Si è riusciti comunque a creare tra tutti un'estate con un 33.000 euro di eventi come budget. Direi che chapeau al CV Borgo Marina, chapeau ai commercianti che si sono autotassati e alle amministrazioni che comunque ci appoggiano, ci stimano e ci danno sempre forza di andare più avanti.
Il CIV Nuova Oneglia ha organizzato per martedì prossimo l'Imperia Unplugged Festival con la partecipazione di musicisti di alto livello, Edoardo Chiesa, Emanuele Dabono ed Ermal Meta. La festa interesserà il centro di Oneglia per tutta la giornata. Vediamo. Si sta organizzando con tanto impegno, sicuramente con tanta collaborazione, sicuramente con una collaborazione che per quanto riguarda il CIV ha compreso un sacco di commercianti che hanno aderito economicamente con la loro adesione a questo programma, e sicuramente è un ottimo programma, uno dei più belli secondo me degli ultimi anni, e secondo me avrà una grande riuscita, per cui siamo prontissimi direi ad accogliere questo bellissimo evento, uno secondo me fra i più importanti in Liguria per quest'estate. Sarà un'edizione che sarà la terza dell'Imperial Unplugged Festival, partita da amici che sono diventati parte del direttivo di Imperia Musicale, che hanno fatto la prima edizione. Siamo arrivati a cantanti del calibro di Zibba nella seconda edizione l'anno scorso, e quest'anno siamo a un'edizione molto ricca con Edoardo Chiesa, con Emanuele Dabono ed Ermal Meta, e saranno, diciamo così, la cornice finale di tutta una giornata dedicata alla musica. Inizierà alle ore 15 col palco aperto presso il bar 11, si andrà al palco Books di Piazza San Giovanni alle ore 17 con le musiche di Mauro Vero e le interviste di Enrico Ferrari, con la presentazione di libri di Atto Serrile, di Emanuela Papini e di Aldo Colonna. E quindi sarà tutta una giornata fantastica, dovrà essere una festa per tutta la popolazione di Imperia, non solo, perché ci aspettiamo gente da tutta Italia. Insomma, Imperia sarà per un giorno accogliente e sarà festosa, è quello che vogliamo. Potremmo dire che, insomma, guardate, è stato fatto un grande lavoro in sinergia. Sono mesi che si sta cercando di organizzare questo appuntamento importante dell'8 agosto col presidente di Imperia Musicale, con il CIV, con tante persone che ci hanno messo cuore, anima, impegno e volontà, perché sono tutte persone chiaramente che fanno volontariamente tutto questo, sono riuscite a essere premiate e a portare un evento Imperia che dal comune andava solo sponsorizzato e portato all'onore del mondo per poterlo realizzare. Si sa chiaramente che la burocrazia spesso va a intoppare quello che è la volontà di tante persone che vogliono fare musica nelle città. A Imperia siamo riusciti a superare tutto questo. Io, dal punto di vista economico, dal punto di vista logistico, dal punto di vista organizzativo, ho cercato di dare l'opportunità e di portare concretamente quello che era il loro progetto. È una cosa di grande merito che va a loro, perché questa associazione, che è nata a seguito di una disgrazia imperiese di un nostro concittadino, oggi riesce a portare un evento che credo che sia uno dei più grossi che riusciamo a fare in Liguria. Questo è importante, un'amministrazione ha il dovere di rendere fattibile tutto ciò. Tutto ciò sarà realizzato, tanta gente ancora oggi ha telefonato agli uffici per sapere se veramente veniva Ermal Meta. Questa è una battuta curiosa, alla fine oggi abbiamo ufficializzato che questo grande cantante, questo grande artista, insieme chiaramente a Emanuele Dabono e altre persone che ci saranno sul palco, hanno fatto sì di dare modo a un progetto che fa vivere Oneglia interamente, perché dal Bar 11 a Calatacuneo a Piazza San Giovanni riusciamo a incorporare, a fare un contenitore di eventi, come diceva prima il presidente dell'Imperia Musicale, per far vivere la città. Basta con i mugugni, divertiamoci tutti insieme. Il pluricampione Walter Facenter, judoka e atleta nazionale del gruppo sportivo dei Carabinieri, ospite d'onore a Sanremo. Facente, che si sta preparando per le Olimpiadi del 2020 a Tokyo, ha tenuto per due giorni gli allenamenti presso la palestra di Villa Ormon insieme ai giovani atleti del circolo sportivo Sanremo Judo. Vediamo. L'atleta nazionale Walter Facente, plurimedagliato judoka del gruppo sportivo dei Carabinieri, ospite per due giorni a Sanremo, e presso il padiglione centrale di Villa Ormon ha tenuto una serie di allenamenti con i giovani atleti del circolo sportivo Judo Sanremo. Allora, come stanno andando questi allenamenti? Stanno andando molto bene, comunque i ragazzi migliorano di giorno in giorno, hanno già un'ottima base grazie anche comunque i loro insegnanti, i loro maestri, c'è Nicola e Andrea Scalzo. No, va bene, poi fa sempre piacere comunque fare allenamento con dei ragazzi vogliosi. Poi ad agosto non è facile, non è l'ideale. Questi ragazzi ce la mettono tutta e si impegnano fino in fondo. Sono contento di come sta andando. Perché Sanremo? Sanremo perché è sempre piaciuto la città, però con un paesano calabrese che vive qui, abbiamo organizzato insieme questo allenamento, quindi
ho dato la possibilità a questi ragazzi di conoscere un attimo tecniche un po' diverse dal loro, diciamo, abituale allenamento. Quali sono i tuoi progetti futuri? Futuri, ora penso, dopo degli brutti infortuni che ho avuto in passato, penso alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ce la metterò tutta e niente, incrociamo le dita. Perché questo sport è importante per i ragazzi? È importante perché, oltre a essere uno sport, secondo me, di disciplina, cioè, come in tutte le città, comunque fa sempre bene portare un ragazzo in palestra, toglierlo dalla strada e fare uno sport che ti dà rispetto e per l'avversario e, come dicevo prima, molta, molta disciplina. Quante ore dedichi a questo sport? E in teoria 4-5 ore al giorno, ci alleniamo 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio. Sì, è uno sport molto sacrificato anche perché, come vedete, anche ad agosto siamo qui a sudare tutti insieme, ad allenarci. Girerai altre palestre? No, per il momento no, andrò in ferie, sì, una settimana, andrò a casa con la famiglia, però sì, da settembre comunque inizierò di nuovo tipo attività con il mio club, che è il Centro Sportivo Carabinieri, cioè, che ringrazio per avermi fatto venire qui. Torna sabato l'appuntamento con il Festival Internazionale di Musica da Camera. In questa occasione, sul palco della splendida Piazza dei Corallini, sarà di scena il jazz d'autore, come ci ha spiegato il direttore artistico Walter Norzi. Walter Norzi, il Festival di Cervo prosegue il 5 agosto, appuntamento con Paolo Fresu. Allora, è un appuntamento jazz importantissimo. Oramai il Festival di Cervo da anni accoglie anche delle stelle del jazz, e quest'anno è proprio così. Paolo Fresu con il suo quartetto sarà un concerto splendido. Noi cercheremo quindi di dargli tutta l'accoglienza e il calore del nostro pubblico, perché è un evento nella cornice della Piazza dei Corallini di Cervo unica. Ecco, io sono convinto che questi momenti valorizzino ulteriormente il nostro festival, perché di fatto sappiamo che questo connubio tra le arti, come noi stiamo cercando di sviluppare, è la chiave vincente per un prodotto di qualità. Ecco, infatti, musica classica di alto livello, jazz con delle stelle, faremo poi successivamente, ma ne parleremo magari in altre occasioni, anche teatro con musica dal vivo a Palazzo Viale, che è un palazzo settecentesco stupendo, con degli affreschi importantissimi. Ecco, quindi vi aspettiamo numerosissimi al concerto di Paolo Fresu e il suo quartetto. Ma proprio perché, come vedete magari anche dalle nostre immagini, Cervo is magic, ma è magic sempre. Ed ora la rubrica Riviera Eventi, Autostrada dei Fiori e il Meteo. Fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza.
Le previsioni meteo domani giovedì 3 agosto, cielo sereno, ad eccezione di qualche cumulo in formazione nelle zone interne a partire dalle ore più calde. In serata locale aumento della nuvolosità bassa con possibili addensamenti più probabili tra Imperiese e Savonese. Umidità sui valori medi, venti deboli dai quadranti meridionali sulla costa, moderati con temporanei rinforzi da sud-est sui rilievi di centro a partire dal pomeriggio. Mare poco mosso, localmente tra poco mosso e quasi calmo a Levante dal pomeriggio. Dopodomani, venerdì 4 agosto, permangono condizioni tipicamente estive con cielo sereno. In serata locali addensamenti sul ponente della regione, più consistenti tra Imperiese e Savonese. Umidità sui valori medi, venti deboli dai quadranti meridionali al mattino, moderati da sud-est con locali rinforzi sui rilievi di centro nel pomeriggio. Mare tra poco mosso e quasi calmo. Segnalazione della Protezione Civile, moderato disagio fisiologico per il caldo. E con questo ho proprio concluso. Grazie per averci seguito e buona serata.